three. Now I'm not a writer. Buongiorno Italia! Buongiorno Yuri! Dove stai andando? Non so, aspetta un attimo, non mi ricordo. Pesaris, in provincia di Udine, è la città degli orologi che fino al 1700 qui costruivano gli orologi per le chiese, per gli edifici, no? E tutto è, sembra, no? Da quello che ho visto su internet, è tutto a tema orologio, no? Con i monumenti, gli orologi appesi fuori alle case. Dovrebbe essere un bel borghetto antico in stile furlano, quindi tutto in pietra, hai capito? Sì, ma non hai visto che piove? Cioè, dove vai con la pioggia? Ho capito, ma cosa faccio? Cioè, sto là fermo come un baccalà. Allora, niente, vado a farmi un bel giretto. Dopo, se piove, pazienza, però intanto a me piace girare anche con la pioggia. È romantico, nel senso, nell'antico senso letterario del termine, no? Cioè romantico nel senso che è un qualcosa comunque che tu vivi in questa tua atmosfera, no? di enfasi, di bellezza, no? Che tu gli crei. Quindi non è solo l'amore romantico inteso come l'amore amoroso, ma è l'amore romantico delle cose, di questa bellezza di vivere il nostro paesaggio o anche con la pioggia. E noi andiamo con la pioggia, cane? Non è molto convinto il cane. Vabbè, siamo stati al Maxi Zoo a prendere le pape al Bau e a vedere la cuccia, ma non l'abbiamo trovata bella come la vogliamo noi. Noi la vogliamo rossa, rettangolare, con i bordi da mettere al posto della dinette sua. Quindi tolgo tutto e metto sta cuccia qua. Mal che vada me la farò fare, dovrò chiedere un po' di preventivi, perché secondo me farla fare quella roba lì costa. L'importante è che venga fuori una roba fatta bene, precisa, delle misure che voglio io, del colore che voglio io, vero cane? Sì, anche del colore che vuoi tu. E gli mettiamo disegnato un gatto! Mettiamo disegnato il gatto? O no? Non so, dimmi tu. Fanno di varie fantasie, basta chiedere, eh! Oh, ma solo io, quando passano le macchine gli sposi mi tocco le balle. Qua mi sto impegnando a tenere a bada la potenza estrema dei miei cavalli qua, superare la barriera del suono. Beh, allora, intanto che siamo per strada, io direi di dare un attimo spazio alla rubrica culturale, che è le lezioni di Veneto. London Bridge is falling down, falling down, falling down. Allora, oggi parliamo di un aggettivo, l'aggettivo, no, l'ho discusso anche oggi con mia nonna, l'aggettivo sgaruffa. Praticamente sgaruzzare sta a significare un qualcosa tipo di attorcigliato, disordinato, attorcigliato a se stesso, no? E una frase in cui possiamo inserire questo aggettivo è, ad esempio, "A dove va tu con che barba tutta sgaruzzata?" Ma dove vai con quella barba tutta attorcigliata, spettinata, lasciata a se stessa, no? Nonna, è sgaruzzata, è così. No, nonna, guarda, non è attorcigliata, lei è proprio fatta così, no? Questo effetto un po' mosso, un po' riccio. E quindi sì, sgaruzzata è al femminile, al maschile sgaruzzà, e al plurale maschile sgaruzzai, tipo dove andiamo tutti sgaruzzai, dove andate tutti attorcigliati? Discorsi faccio. E il plurale femminile sgaruzzae, vero Emi? Sì, altri cani con che cuore tutto sgaruzzae, ecco, perché è importante mantenere viva anche questa cultura veneta. Beh, dai, la strada è ancora lunga, quindi io direi anche qua di approfittare e di cogliere l'occasione per proseguire, per continuare con questi corsi universitari di Veneto livello pro, no? Che questa alla fine è la qualifica che uno otterrà seguendo questi corsi. E visto l'avvicinarsi dell'inverno, della stagione fredda, io direi che sarebbe opportuno imparare il termine intabanà. Possiamo inserirlo in un contesto, ad esempio,
vestiti. Ad esempio, dove vai tu in tabana su così? Dove vai in tabanato su così? Cioè, dove vai coperto, colmo? Cioè, e vedi, è anche difficile da spiegare, perché non è che sempre puoi tradurre letteralmente certi termini veneti, no? E quindi, e dove vai così coperto e chiuso di tanta roba fino a un tot livello, no? Cioè, lo so che ti può sembrare strana come traduzione, ma proprio così. Cioè, in tabana su vuol dire tipo uno tutto chiuso, col giubbotto, la sciarpa, tutto chiuso, no? E quindi ti sarà utile, ad esempio, quando andrai in un negozio veneto a scegliere del vestiario, magari, non so, devi affrontare un viaggio in montagna, un weekend in montagna, sai che farà freddo, quindi devi spiegare al commesso che hai bisogno di intabanarti su. Quindi gli dici, guardi, cortesemente, dai, la roba che mi resta intabanare su ben, che non c'è per freddo. Cioè, cortesemente mi do dei vestiari che mi coprono a sufficienza al fine di non prendere freddo e di non ammalarmi, di non andare via con l'influenza. Cioè, vedi, questo è importante anche per la sopravvivenza nel territorio veneto, perché non dimentichiamo che noi comunque, sì, pianura, laguna, palude, anche mare, finché vuoi, però abbiamo anche la montagna in Veneto, abbiamo le montagne vicentine, abbiamo anche, insomma, le montagne bellunesi che sono molto belle, e anche la zona del Friuli, per carità, abbiamo montagne anche lì. Quindi, come vedi, è un termine che ti tornerà molto utile. Codroipo. Emi, e dove sei nata tu? Ti ricordi? Eh sì, e lei viene, è furlana la Emi, infatti è... avevo avuto anche morose furlane. Io dovevo fumare e bermi il caffettino, no? E guarda che... wow, è un super pick up. Sì, no, non è che devo, però mi sono piaciuto. E io, quando devo fumare, dico sempre, se proprio devi fumare, almeno fallo in un posto bello. Questa mi sembra una chiesetta simpatica da buttarsi là davanti. Redenzico siamo. No, ma forse la chiesetta non è niente di che, però ormai che ci siamo entrati ci andiamo. Capo, scusa, per andare alla chiesetta di qua, da che altra parte? Oro, grazie. Grazie mille. Vediamo questi borghetti qua, così, queste cose anche carine, anche simpatiche, ma non ti danno il parcheggiamento, hai capito? E noi come facciamo senza parcheggiamento? Aspetta, non gli pincio la terrazza qua, aspetta, sposta. Niente, andiamo a fumare da un'altra parte. San Odorico, guarda che bei borghetti, state nel vostro, state nel vostro. Guarda che belli borghetti furlani qua, tutti in pietra, bello, eh. Poi invece adesso ci spostiamo un po' verso l'architettura anni 70, quindi vedi, già inizi a vedere tutto squadrato, con le pareti lisce, vedi. Guarda che differenza di estetica, diciamo, no? Guarda che schifo, cioè, con tutto rispetto, fa schifo. Ma non è neanche una questione di soldi, perché le case di una volta, quelle da puaretti, da poveretti, cioè esteticamente erano molto più belle, rustiche, per carità, tutto quello che vuoi, ma molto più belle. Cioè, guarda anche qua, questa a sinistra, vabbè, è stata leggermente ristrutturata, ma vuoi vedere un casone, a volte magari anche un po' col tetto irregolare, ma in pietra, cioè, tutto un altro effetto. Sì che io sono amante della pietra, però è, cosa dici? Mi ha spadigliato nel muso, questa stronza. Ma invece questo ha avuto un guasto col camion, anche una volta in Romea, era partito l'impianto elettrico di un camioncino che guidavo, da cagarsi addosso, perché le macchine e i camion ti passavano sparati. Mi ricordo, erano passati i carabinieri, no? Che oh, chiama Dio! E mi ha lasciato giù delle fiaccole e sono andati via. E cazzo, le fiaccole dopo 5 minuti si sono spinte. Vabbè, dopo la fine, dopo un'ora è arrivato il carro attrezzi. Che esperienza anche quella. Poi è arrivato il capo, là tutto incazzato. Cioè, colpa mia se è saltato l'impianto elettrico, capisci? Cioè, sono io che decido che parta l'impianto elettrico. Ma vai in buona, va. Mafioso di merda. Ecco, sì, io credo che i caffè vadano bevuti in posti più o meno così. Cioè, troviamo un spiazzetto, qualcosa. E dopo per girarci, Emi, tutto in retro, come sempre. Porca troia. On the road again, ta-na-na-na-na-na. Sì, on the road, on the... sì, non si cambia, però, insomma, è una specie
questo è il posto dove siamo andati con i zingari l'altra volta? Ma sì, secondo me sì. Comunque, guarda qua che giro l'habitation, frena, tec. Ma sì, dai, deve essere questa la strada, guarda, destino vuole, l'ho imbucata a caso. Guarda, perché con te, Gioia, non vedo mai... non vedo... perché mi sei davanti allo specchietto, hai capito? E io non vedo mai... Vabbè, dai, comunque, siamo andati giù per il fosso? No, allora, buono. Guarda, un altro pelo, se arriva qualcuno ci passa, quindi stop, va bene qua, anga massa. Perché sembrano cacchiate, no? Ma invece no, no, non è una cacchiata. Devi fermarti a bere il caffè, guarda. Davanti, tac. Finestroni laterali, un po' strusciati, devo farli sistemare. Ma vedete, forse si possono sistemare. Comunque di qua, tac. Ah, ho lasciato il microfono qua, ecco, il solito mola. Reparto cucina, tac. E culetto, tac. Cioè, questo è un caffè a livello pro che tu ti prendi, hai capito? Bella notizia e brutta notizia. Brutta notizia è che è arrivato il periodo del barbale, dovevo tagliarmi la barba, mi dava fastidio. Bella notizia, che bella la maglietta, eh? Che sarebbe il logo del Punisher, no? Che era un videogioco, abbiamo fatto anche il film, eccetera. Stilizzato un po' con la testa del cane pericoloso. È bellissima, cavolo. Ma non sono cacchiate, perché se tu riesci a dare valore al fatto che sei andato apposta in mezzo ai campi a fermarti per farti la barba, perché volevi fartela così in mezzo ai campi, in mezzo a non so, sta roba qua, vero cane? È da fare, è da fare. Se senti che è da fare, è da fare. Poi è bello, sai, dargli il valore che vuoi. Ma poi mi potranno anche dire, ma questo è matto, questo è spostato. Io chiedo, ma raccontami un po' che sapore ha, come diceva Battisti, no? Una vita mai spesa. Bonzicco, ero a Bonzicco, comune di Dignano, c'è scritto là, e c'è scritto anche eccesso frontisti. Forse intendo dire ci sono troppi frontisti, ma anche secondo me anche di qua mi pare di aver visto una bella chiesetta imbucata, no? Perché le cose belle sono sempre tutte imbucate. Andiamo a vedere la luna. Qua c'è un cavo della corrente, se io lo prendo cosa succede? Vedi, là in alto c'è un cavo alla corrente penzolante. Proviamo a rischiare così la vita. Ma in teoria no, scarica a terra. Ma sì, alle gomme, dai. Sono vivo, eccolo là. Perché non me ne intendo un cacchio io di elettricità, hai capito? Per tanto appassionato di informatica sono. Ma che bella chiesetta ancestrale, Emi, vedi? Abbiamo fatto bene noi a imbucarci qua e rischiare la vita con i fili elettrici. Permesso, vegetazione, permesso, flora batterica intestinale. Che bello! Ah, ma è un cimitero grande, un po' ancestrale. Ma c'è entrato anche il camion. Ah, siete entrati dall'altra strada voi, ah! Hai capito? Hai visto cane? È un bel cimitero, ragazzi. Te capi? E noi ci cazziamo un attimo. No, la chiesa carina deve essere di là. Vedi, amici, quei ragazzi là ti hanno visto e sono andati via. Gli hai messo l'inquietudine, eh? Non mettere l'inquietudine alla gente, amici. Fai il cane non pericoloso. Che bello! Andiamo a visitare sta cesetta slash parcheggi riservati ai familiari del defunto durante la cerimonia funebre. Ah, insomma, prima o poi morirò anch'io, ragazzi. E cazzo, divieto d'accesso ai cani? Cioè, Emmy, è proprio... Non ci fanno entrare in questa cosa qua. Perché? Prima bisogna morire o far morire qualcuno, e già qua è abbastanza grave, insomma, come roba per parcheggiare, secondo me. Seconda cosa, non può neanche entrare il cane. Va bene, dai, vai, monaco.